È successo proprio in questi giorni, il 14 giugno 2015, una donna va in trance davanti alla sindone e dice: "Il diavolo è in me." Erano in coda davanti alla sindone, a visitare la sindone, e questa donna di Lecco, all'apparenza come una come tante, e se non fosse che da tempo dicesse posseduta, il diavolo sostiene fa compiere co cose contro la sua volontà, e da tempo è seguito da un esorcista nominato dalla Chiesa di Milano. Venerdì era anche lei in fila in attesa di vedere il sacrolino, nessun problema finché non si è trovata di fronte alla sindone. Chi ha assistito alla scena è rimasto incredulo e stupefatto. Perché ha visto questa donna entrare in trance e si è messa a pronunciare frasi incomprensibili in una lingua sconosciuta ai presenti, e poi è finita a terra in preda a convulsioni. Le persone che le erano vicine hanno cercato di in qualche modo aiutarla, ma la crisi non si attenuava, anzi, ha girato la testa a scatti in una maniera innaturale e sembrava un film dell'orrore, tipo L'Esorcista. Le convulsioni accompagnate da uno stato quasi di trance sono durate in tutto una decina di minuti. Poi all'improvviso, senza che nessun farmaco venisse somministrato, la donna si è, come testata, ha ripreso a parlare normalmente e si è rialzata in piedi. Sembrava di stare molto meglio, come se fosse rinata. Poi è uscita dalla visita e si è allontanata come se nulla fosse successo. E se davvero qualche cambiamento c'è stato effettivamente in lei, questo solo il tempo potrà dirlo. Intanto si viene a conoscenza che nella diocesi di Milano il numero degli esorcisti è raddoppiato perché i problemi di possessione diabolica sono aumentati.